mr. prime minister, thank you very much. look, folks, uh, <laughs> i wanted to be here today uh, for a simple reason. i wanted the people of israel, the people of the world, to know where the united states stands. i've had my great secretary of state here. he's been here for a lot. but i wanted to personally come and make that clear. If israel has a value set like the united states does and other democracies. Ed eccoci qua. Cominciamo questa diretta del giovedì sera con le parole un po' sbiascicate di Joe Biden, the president of the United States. Leggermente sbiascicate. Ecco, tra l'altro, mi pareva anche che stesse leggendo, non voglio sbagliare, ma credo che stesse leggendo, eh, in favore di Israele. Il presidente degli Stati Uniti ha eh, rimarcato la vicinanza di Washington a, uh, a Netanyahu e ha detto: anzi, con Israele noi condividiamo dei valori di democrazia e di libertà, insomma. Tutta, tutta la manfrina che abbiamo imparato a conoscere la memoria in questi anni. Un saluto dal sottoscritto Matteo Brandi da Ludovico Vicino, entrambi appartenenti alla segreteria nazionale di Pro Italia. E diamo il benvenuto e davvero un piacere al nostro amico Paolo Borgognone, storico e saggista. Ciao Paolo, buonasera, buonasera Matteo, buonasera, buonasera Ludovico e a tutti coloro che ci seguono. Grazie per avermi invitato e grazie veramente per darmi la possibilità di parlare anche sul vostro canale con cui. Collaboro volentieri, molto volentieri, è un vero piacere per me e, e credo che sia un momento anche importante questo per me perché è la prima volta che facciamo, faccio una diretta qui su questo vostro canale e ne sono veramente contento. E eh, siamo assolutamente contenti anche noi di averti qui, ci piacciono tantissimo le tue analisi. Poi, eh, io ho avuto anche il piacere di conoscerti di persona, e sei veramente molto in gamba. E, e chi meglio di te ci può aiutare anche un po' a sviscerare quella che è la situazione a livello internazionale? Perché il Medio Oriente, ne abbiamo parlato anche. Nell'ultima diretta è quell'eterna polveriera che rischia sempre poi di tirarsi dietro gran parte del globo. Intanto, saluto le persone che ci stanno raggiungendo in eh, chat in questo momento, ciao a tutti, eh, un saluto anche Leonardo, Giacomo. Aiutateci a condividere questo video, a raggiungere più persone possibile ovunque eh, siate. Allora eh, andiamo a bomba eh, sul, sull'argomento, Paolo. Eh, Ovviamente le immagini del bombardamento di Gaza stanno facendo il giro del mondo, l'immagine della distruzione del, dell'ospedale, poi. Eh, lascia veramente senza, senza fiato, c'è stato poi un rimpallo di accusa a destra e a sinistra, tweet cancellati di gente che diceva l'esercito eh, di Israele ha distrutto un luogo di stoccaggio delle munizioni di Hamas, poi prontamente eh, cancellato, eh, da una parte c'è stata invece la presa di posizione di Washington dalla parte di Israele, sono stati quelli di Hamas, insomma, ora per non entrare in quell'argomento lì specifico, perché certo, ci sarebbe tanto da dire, però volevo così un commento a caldo, perché ormai siamo ancora nel, nella fase calda del, del conflitto, su quella che è in questo momento la, la situazione che stiamo vedendo sul campo. Perché eh, Netanyahu aveva. Promesso diciamo una un'invasione di terra tramite mezzi pesanti eh, a Gaza, poi ha fatto un piccolo passo indietro nelle ore qualche ora fa, e invece poi adesso è ritornato alla carica dicendo i, soldi, i soldati israeliani dovranno combattere come leoni perché entreremo nel, nel territorio di, eh, di Hamas. Ecco un commento a freddo su questo a caldo Anzi su queste ultime notizie, Paolo, e poi andiamo un pochino ad allargare la visuale. Grazie. Allora, eh, la risposta israeliana eh, c'è già stata, di fatti è, è già attiva la risposta eh, israeliana. L'invasione di terra, eh, poi se vogliamo ne parliamo, ma certamente, ma quello che già c'è stato e che è in corso, di fatto è già una, una risposta ampiamente spropositata e sproporzionata rispetto all'attacco subito. Israele ha sganciato nel corso di una settimana o poco più più di 6.000 bombe eh, sulla striscia di Gaza. La striscia di Gaza è un fazzoletto di terra dove vivono 2.500.000 persone, eh, con una densità abitativa di 6.500 persone al chilometro quadrato, la più alta densità abitativa del mondo, e soprattutto. Eh, la maggioranza di queste persone sono persone molto giovani, tra cui anche tantissimi bambini. Eh, C'è una media di 5 figli a, a coppia, a testa più o meno, no? nella, eh, nella striscia di Gaza. E tantissimi bambini sono già stati uccisi. Perché? Perché quando si bombarda un territorio come quello, è ovvio che il 90 e più per cento. Di vittime sia composto da civili. Sono stanziati civili in, in questi alveari, praticamente ed è chiaro che i, le vittime siano civili. Guardate che il nostro, nostro non tanto diciamo il mainstream occidentale, il mainstream italiano, si è sgolato per denunciare la brutale invasione russa, le stragi russe in Ucraina, eccetera. Attenzione! Israele in una settimana ha sganciato più bombe su Gaza di quante la Russia non ne abbia sganciate sull'intera Ucraina che rispetto a Gaza anche dal punto di vista territoriale è qualcosa di diverso, la densità demografica è molto diversa, e, insomma in, in più di un anno e mezzo da quando è cominciata l'escalation il 24 febbraio 2022, per cui ciò che ha fatto Israele oggi è già molto di più di quanto la Russia abbia fatto contro l'Ucraina in un anno e mezzo. Cioè immaginiamo, Immaginiamoci i, i, il danno che può aver creato sulle infrastrutture civili di Gaza. Ospedale escluso, 2800 morti in una settimana, ospedale escluso. Ci rendiamo conto? E l'obiettivo di Israele quale sembra essere? Mi rifaccio alle parole di uno dei leader della resistenza laica eh, palestinese, Mustafa Barghut, il medico. Il leader del partito iniziativa nazionale palestinese, no? è un partito che si situa a metà, tra, come terza via, tra Al-Fatah e Hamas. Dice: eh, L'obiettivo degli israeliani, di de questo governo israeliano, è quello di cacciare i palestinesi da Gaza per sempre. Quello che Lucio Caracciolo ha definito un invito da parte di Israele a lasciare. Ai palestinesi a lasciare Gaza un invito un po' violento, no? Se posso aggiungere, e se mi è permesso aggiungere, un invito un po' violento: un invito lascia anche un'alternativa rispetto alla strategia. Che non si può, invito invito che non, che non si, si può rifiutare. Un invito che non si può rifiutare. No. Ma guardate, che l'ONU ha, eh, ha già considerato un crimine quello di Israele eh, con, concernente eh, l'imposizione. A eh, sgomberare l'area nord di Gaza da parte di tutta la popolazione residente perché è un crimine? Perché si tratta di un trasferimento forzato di persone perché non lascia alternativa. Dici o sgombrate, no, sgombrate perché sappiate che noi bombarderemo. Dunque, se, se, se rimanete lì, la responsabilità è vostra. Noi ve l'abbiamo detto che dovete andarvene. Ma questo è un trasferimento forzato di persone. Ecco, Gaza, Gaza City si trova proprio nel nord. Della striscia di Gaza. Perché è un trasferimento forzato di persone? però appunto non lascia alternativa. E poi eh, un'imposizione un di questo tipo riguarda, eh, anche se sono stati definiti animali umani, no, dai palestinesi, da parte di un generale israeliano, un ministro yeah, israeliano, yeah. un altro, eh, ecco il ministro della difesa. Non sono animali umani. No. Credo che se si debba ormai nel 2023 arrivare a ad Affermare queste cose, no? a, a spiegare che i palestinesi non sono animali umani. C'è stata una regressione. Eh? Meno male che se viviamo nell'era del progresso, c'è stata una bella regressione. Sono persone, sono esseri umani, sono persone in carne ed ossa. E immaginiamoci gli anziani, i bambini, le donne incinta o non incinta che vivono lì e che debbono andarsene per forza e che se non se ne vanno eh, dovranno assumersi la responsabilità, no? di essere bombardati, dunque uccisi, ma poi hanno, del, hanno eh, delle proprietà, una casa, qualcuno ha anche un lavoro a Gaza, anche se il 70% della popolazione di Gaza è disoccupata, non perché non abbiano voglia di lavorare, ma perché come si fa a strutturare un'economia funzionante in un contesto di eh, segregazione de facto. Impossibile come fa eh, e poi il taglio dell'acqua no? com'è che vengono invitati tra virgolette i palestinesi ad andarsene da Gaza attraverso il bombardamento, il taglio dell'acqua, il taglio della corrente elettrica, il taglio dell'energia, della luce e la fame. I negozi di Gaza, alla giornata del 17 di eh, ottobre, dunque due giorni fa, avevano scorti di cibo. I i negozi alimentari avevano scorti di cibo ancora per 4-5 giorni. L'acqua è, ah è stata ripristinata. No? Eh, che bello, grazie, è stata ripristinata. Però intanto avete bombardato le condutture. Quell'acqua ormai non è, non è più potabile. Non so se eh, Biden si berrebbe l'acqua eh, o Netanyahu si berrebbe l'acqua eh, piena di metalli dopo i bombardamenti israeliani alle condutture, non so se si farebbero un cocktail con quel, un frappedico con quell'acqua, non credo e non credo che neanche i loro eh, così portavoce nel mainstream occidentale farebbero altrettanto, però i palestinesi anzi devono ringraziare che hanno quell'acqua, ma nel momento in cui definisce animali umani, un'intera popolazione attraverso questa despecificazione naturalistica che eh, se fosse stata rivolta all'inverso avrebbe provocato l'indignazione e le grida di razzismo nei confronti eh, di chi eh, utilizzava eh, una terminologia del genere mentre qua invece va bene Beh, eh, se sono realmente animali umani provocatoriamente non faccio questa parte da questa premessa allora è giusto tagliarli è, è comprensibile no tagliarli anzi ma neanche perché neanche gli animali si trattano così e però abbiamo visto anche nelle televisioni italiane qualcuno applaudire a, queste, a questa strategia israeliana avente come finalità il trasferimento forzato di persone attraverso il bombardamento, la fame e la sete. Ma poi l'attacco all'ospedale, ecco, eh, devono mettersi d'accordo. Allora, eh, è stato Hamas. O è stato il Jihad islamico, no? Perché eh, non sono neanche d'accordo per attribuire la responsabilità. agli americani e no? gli israeliani non riescono neanche a attribuire la responsabilità a un attore preciso. Un po' dico: è stato il Jihad islamico. No, poi è stato Hamas, ma è chiaro chi è stato, è chiaro chi è stato, e non, non, non sono stati né ne Hamas né il jihad islamico ha stato Putin. È stato Putin, no? E oggi c'è il ministro degli esteri ucraino Kuleba. E che dice, siccome dietro Hamas c'è Putin, altra abnormità, qui bisognerebbe anche fare un discorso per capire forse cos'è Hamas, no? Hamas è poi un movimento di cui si può parlare anche le sue origini, la sua genesi, la sua ideologia, eh, non è sicuramente eh, un movimento eh, collegabile ideologicamente in qualche modo alla Russia, più che altro potrebbe essere i fratelli musulmani. Comunque, Kuleba dice siccome dietro eh, Hamas eh, c'è eh, Putin e allora eh, dietro l'attacco di Hamas all'ospedale c'è Putin, è stato Putin. A questo punto siamo, siamo a posto, abbiamo trovato il responsabile, infatti poi Kuleba dice Putin anche per questo dovrà essere processato in una nuova Norimberga. No? Ma questo è un ministro degli esteri che lo dice di un paese, non è l'amico del bar. Che può dire anche la sua, no? può spararla anche grossa. Qui si tratta della diplomazia internazionale, un attore della diplomazia internazionale che eh, dice queste cose. Però eh, il, il fatto è questo, sostanzialmente. Immaginiamoci questo attacco all'ospedale civile di Gaza City, sempre all'inverso: no? un attacco a un'infrastruttura eh, civile. Eh, Piena di malati, di personale medico, dunque di persone che non possono difendersi, e poi una struttura su cui per definizione non si spara, no? sparare sulla Croce Rossa, no? l'ho inventato io il detto. Dunque un attacco deliberato a una struttura piena di indifesi, di indigenti, di persone che non possono arrecare danno a nessuno, perché sono malati, e i medici semmai curano chi è stato danneggiato da qualche ferita o da dei problemi, comunque no, non sono armati. ecco. Immaginiamoci all'inverso, cosa sarebbe accaduto? No? Per cui legittimare in qualche modo a livello internazionale eh, o a, anche solo attraverso i media, eccetera, un, un attacco di questo tipo, una risposta di questo tipo, una, un, una strategia del trasferimento delle persone di questo tipo, secondo me è già di per sé... È veramente degradante rispetto a chi si definisce il portatore di valori superiori, moralmente superiori, eccetera. Ma dico un'altra cosa e poi chiudo. Questa strategia israeliana di trasferimento forzato non nasce oggi. È eh, una delle, uno dei cavalli di battaglia dell'estrema destra israeliana. Già nel 2001, 2000-2001, mi ricordo, c'era un partito israeliano che. Si chiamava Moledet, Madre Patria, che diceva queste cose. Era un partito all'epoca minoritario, ma oggi quell'ideologia lì, l'ideologia del trasferimento di persone, l'ideologia del nazionalismo estremo, è andata al potere in Israele. È al potere, perché se guardi la composizione del governo israeliano attuale, è un governo formato da partiti ultranazionalisti, tutti quanti. Likud partito nazionale religioso, sionismo religioso, potere ebraico, shas, sefarditi, eh, ebraismo unificato della Torah, eccetera. eccetera. Sono partiti eh, nazionalisti eh, e, e sciovinisti che mettono in pratica quello che hanno teorizzato negli anni passati, di fatto. Però eh, Hamas eh, non è... Un'organizzazione terroristica, ecco dal canto suo, per Hamas ha vinto le elezioni in, in Palestina nel 2006. Ora, bisognerebbe capire attualmente che consenso ha, questo è un punto anche qualificante, ma non si può capire perché non si è, non si è più votato dal 2006. Il si è votato una volta, ma come in Algeria, eh? in Algeria si è votato una volta nel 91 ha vinto il FIS, i militari hanno chiuso la partita più O meno chiusa, perché poi è cominciata una guerra civile che è durata sette anni, ha provocato 200.000 morti ed è stato un bagno di sangue eh, incredibile. Non vi ricordate il GIA, i gruppi armati islamici, e poi i, i NINJA, che erano invece i servizi e forze speciali algerine, ma tutto cominciò da, quel, da quell'intervento a seguito della vittoria elettorale in Algeria nel 91, prima alle amministrative, poi al primo turno. Delle politiche, poi non, non si è più fatto niente di, perché i militari sono intervenuti di un partito islamista, il Fis Fronte islamico di Salud: cioè eh, Fronte Islamico di Salvezza. Che poi è stato messo fuori legge, ovviamente, e da lì è cominciata la guerra civile. E in Palestina è lo stesso: è cominciata una guerra civile. È stata una guerra civile nel 2007 in Palestina tra al-Fatah e Hamas. Questa guerra civile, ha poi portato Hamas al potere, alla, alla guida della, stri della striscia di Gaza. Mentre Al-Fatah al è al governo in Cisgiordania, nel West Bank, che tra l'altro è ampiamente colonizzato ormai, cioè, anche lì è, ci sono problemi. Però nel 2006 le elezioni le ha vinte Hamas, per cui Hamas, mi rifaccio sempre alle parole de, di Mustafa Barghouti, che non è un islamista ma è un, è un politico socialista, e dice non può essere considerato un'organizzazione terroristica, è parte integrante del processo Democratico palestinese perché ha partecipato alle elezioni, le uniche che si sono tenute, dunque le uniche di cui abbiamo eh, contezza e le ha vinte democraticamente. Ed è parte eh, del processo nazionale palestinese perché è andato al governo nel 2006, in governo di unità nazionale, si è cercata i voti, si è costruito un consenso. Però Hamas come nasce? Nasce nel 1987 attraverso. E così la longa manus dei Fratelli Musulmani è infatti l'espressione dell'Islam politico in Palestina, è la sezione palestinese dei Fratelli Musulmani e nasce come alternativa religiosa all'OLP che invece è l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, dove dentro ci sta al-Fatah, dove ci stanno i partiti laici della resistenza, Fronte Popolare, Fronte Democratico Popolare, Eccetera, eccetera, fronte per la liberazione palestinese, eccetera, lo stesso al-Fatah è un partito laico. Poi ne parliamo. Sempre. Quello di, che era di Arafat e oggi di Mahmoud Abbas, Abu Mazen. E, um, I fratelli musulmani, ecco, nasce Hamas col concorso anche di forze politiche interne eh, no? e internazionali eh, favorevoli a depotenziare la resistenza laica palestinese, l'OLP, perché infatti il, il primo programma di Hamas, che in uh, arabo significa Zelo, ma è anche l'acronimo di Arakat al Mukawama all'Islamia, movimento di resistenza islamico, qual è il primo programma? È l'islamizzazione sociale. È il programma dei fratelli musulmani, una democrazia cristiana più conservatrice tradotto, c'è un bel libro in francese, bellissimo, sull'Islam politico in Tunisia, eh, Ennada, eh, Movimento di Rinascita, Arakat Ennada, eh, Al Ennada. E... Questo autore francese fa proprio il paragone tra Arakat Ennada, cioè Rinascita, e la democrazia cristiana in Italia. E, mette proprio, e dice, guardate che si può paragonare l'islam politico dei fratelli musulmani a una democrazia cristiana un po' più conservatrice. Un po' più conservatrice. Applicando ovviamente il metodo... Al... Infatti gli americani hanno sempre, avuto buona... hanno sempre avuto abbastanza simpatia per i fratelli musulmani. Nel eh? 2012 li hanno aiutati in Egitto, eh, con la primavera araba. Infatti sono andati al potere. Poi dopo è arrivato un golpe, perché poi spieghiamo tutti i retroscena. Ma... Eh, nasce così come movimento per l'islamizzazione sociale e non tanto per la resistenza armata che invece all'epoca era eh, diciamo così appannaggio del, dell'OLP ma anche l'OLP era chiamato terrorista all'epoca eh? anche Mandela era un terrorista no? a, a suo tempo era co definito così anche i sandinisti erano terroristi tutti quelli eh, che è un, è, un termine, è un termine che viene utilizzato poi a seconda delle stagioni del, un po' abusato e poi soprattutto strumentalizzato. Però poi Hamas eh, riesce appunto nel suo intento quello di eh, eh, depotenziare la resistenza laica, perché la resistenza laica aveva suoi, le, le sue pecche, e infatti poi perché nel 2006 Hamas vince le elezioni? Perché eh, Al-Fatah, che vuol dire vittoria, ma è anche l'acronimo di Movimento per la Liberazione della Palestina, e era stato ormai considerato, e ormai considerato dai palestinesi come eh, un movimento, un partito screditato, troppo corrotto, troppo al soldo degli israeliani, degli aiuti internazionali, cioè dei occidentali. Ormai eh, di fatto un'elite che si è arricchita attraverso la manipolazione di questi aiuti, eccetera, eccetera. eccetera. Allora hanno votato a Hamas, che vedevano come più coerente. No? E anche più agguerrita nella eh, resistenza perché poi Hamas, dopo la prima intifada, 87-93, si è trasformato in un movimento di resistenza armato con le brigate Sedin al-Qassam, che sono il suo braccio militare, e ha costruito: grazie ai fratelli musulmani, in questo sono bravi. sono eh, tanti libri anche interessanti sui fratelli musulmani. Poi magari dopo ne faccio vedere qualcuno se volete. E, fratelli musulmani hanno costruito una rete sociale. Islamizzare la società non vuol dire solo eh, trasformarla dal punto di vista spirituale, religioso, concettuale, di riferimenti, eh, ideologici anche, ma una rete anche di solidarietà concreta. Cioè Hamas ha dato da mangiare grazie all'aiuto dei fratelli musulmani. Che... Ricorda un po' la dottrina sociale della Chiesa. Eh certo, certo. Hamas in, ha dato in, da mangiare in, in, in chiave islamica, ovviamente. Ha fatto prima il paragone interessantissimo con la democrazia cristiana, quella dottrina lì sociale catapultata nel mondo islamico. E questa cosa qua è interessantissima perché Hamas si è guadagnato il consenso attraverso questa rete di finanziamenti, di aiuti a una popolazione che vedete come sta, che non, ha, non può lavorare. guardate che a, a Gaza c'è un abuso di droga, cioè, cioè, la droga è entrata nella vita delle persone, soprattutto dei giovani ma non perché sono delinquenti ma perché le condizioni sociali le condizioni abitative le condizioni esistenziali sono talmente difficili, talmente avverse per la popolazione che talvolta la droga è l'unico rifugio possibile per cercare di evadere da quel, da, quel, da quel lager a cielo aperto e allora a Massa si è costruito il consenso così ci sono dei libri interessanti eh, su questa cosa, senza andare a citare autori sovversivi, eh, ma Gilles Keppel, eh, Paola Caridi. Eh, no, hanno scritto, poi ci sono anche, ho anche qua degli altri libri su Hamas, poi ce n'è uno molto bello eh, in inglese, devo recuperare solo l'autore, poi magari ve lo faccio vedere. Ma Hamas ha utilizzato gli strumenti di assistenza sociale tipici dei fratelli musulmani. Per questo si è costruito il consenso. Definire l'organizzazione terroristica quando gli occidentali hanno trattato coi fratelli musulmani in più di un'occasione. Thierry Meyssan, che è un giornalista d'inchiesta francese, ha ricostruito anche i legami in un suo libro che si chiama Sotto i nostri occhi, eh, questo in italiano, ha ricostruito i, 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 il, mh, i legami tra i fratelli musulmani e i servizi segreti inglesi. No? Per dire, perché i fratelli musulmani in Egitto cosa facevano? Contrastavano Nasser. Ah, certo. Certo, certo. Da un punto di vista religioso, contrastavano Nasser, che invece era no? socialista, laico, nazionalista, un po' come Assad, con esatto. differenze. Infatti, i fratelli musulmani in Siria sono illegali. Però la Siria ospita Hamas, e infatti però Hamas. Si è schierata nel 2012-2012 contro Assad eh, nella questione della guerra per procura in Siria, perché si è comportato da perfetto fratello musulmano in quell'occasione. Quell per cui attenzione, ah. chi è che oggi è l'alleato più, secondo me, anche affine a Hamas dal punto di vista ideologico, ma anche eh, così di. di, di eh, anche comunque di, di storia, anche, anche storia. Il Qatar e la Turchia, in Turchia c'è un partito al potere che contigua i fratelli musulmani, giustizia e sviluppo, HP. I partiti che si richiamano i fratelli musulmani hanno sempre questo nome, giustizia e sviluppo, giustizia e ricostruzione, no? in Marocco ce n'è uno, giustizia e sviluppo, in Algeria il partito che si chiama i fratelli musulmani si chiama proprio Hamas. Movimento sociale per la pace. Movimento della società per la pace. Una si rete politica, una rete politica, può, cioè una rete sì, politica sì, oltre sì. che... Pensate che in Algeria questo partito, l'Hamas algerino, è nato così proprio per rifarsi ad Hamas. Erano gli anni in cui Hamas non era ancora un movimento armato, un'organizzazione terroristica, terroristi, un movimento di islamizzazione sociale. Questo Hamas algerino si chiamava all'inizio Movimento della, per, per la società islamica e fu fondato da un imprenditore, predicatore religioso moderato algerino in, in opposizione al FIS che invece era più radicale ecco. e poi però il governo algerino disse eh, no eh, però chiamarti Hamas dopo quello che negli anni successivi no? dopo quello che sta succedendo qua come è diventata Hamas là? vabbè mantenete l'acronimo ma cambiate il nome allora si è chiamato Movimento della Società per la Pace L'acronimo è rimasto sempre a Maast, ma il partito... E infatti quel partito algerino sostenne i militari contro il FIS. E attualmente è l'opposizione eh, così islamo-conservatrice, ma moderata nei metodi, eh, al governo del Fronte di Liberazione Nazionale, che in Algeria comunque sotto varie esposti è sempre rimasto il Fronte di Liberazione Nazionale, dal 62 a oggi. Ecco. con eh, varie effetto. trasformazioni... Certo. No? Certo. In effetti, Paolo, eh, hai fatto un, un riassunto, diciamo, molto completo della, della complessità anche del mondo islamico, che da queste parti di mondo spesso lo, lo, si, lo si riassume velocemente in due o tre sigle, quando invece è molto complesso, perché esistono diversi tipi di islam anche a livello politico, più laici, meno laici più eh, radicati, meno, meno radicati o radi radicalizzati, che sono due cose diverse. Eh, esistono mondi diversi nel, nel, nell'universo islamico, perché la Turchia non è la Siria, perché l'Egitto non è l'Iran, perché l'Arabia Saudita non è, eh, non è la Giordania. Quindi stiamo parlando di un mondo molto variegato eh, verso cui bisognerebbe avere una, una diplomazia, Ludovico più intelligente di quella che invece abbiamo mostrato in questi anni, anzi, questi noi possiamo, potremmo dire che non abbiamo mostrato alcuna diplomazia, anzi, eh, siamo semplicemente uno specchio che riflette una luce che viene altrove. Facciamo un po' da luna, no? Come <ride> viviamo di luce, di luce riflessa e non la riflettiamo neanche tanto bene, neanche, forse la metafora della luna non è nemmeno tanto, tanto azzeccata. Ecco, eh, io faccio vedere un attimo questa cartina. Del, del Medio Oriente quello che chiamiamo Medio Oriente in realtà questa va anche un pochino più là comunque eh, Ludo, tornando all'argomento diciamo del, del cosiddetto effetto domino e partendo anche dalle ultime cose che ha detto, che ha detto Paolo eh, quando lui ha detto giustamente Israele ha già fatto un passo più lungo della gamba con questo attacco violento contro Gaza tramite eh, bombardamenti, certo ancora non c'è stata l'invasione di terra, almeno Finora, fino in questo momento che stiamo registrando, non c'è stato l'inizio dell'invasione di terra. Ma eh, qualora questa cosa diciamo arrivasse adesso la notizia? Che eh, l'esercito israeliano ha barcato il confine ed è entrato con mezzi pesanti eh, a Gaza. Quale potrebbe essere a tuo avviso la ehm, lo, il susseguirsi degli eventi perché abbiamo visto l'Iran in prima linea nel difendere Israele abbiamo visto attori come ad esempio eh, scusate eh, ovviamente Hamas scusate ovviamente Hamas <ride> però era, era uno spin-off interessante no ovviamente l'Iran eh, in prima linea a difendere a difendere Hamas abbiamo visto anche Hezbollah che è attivo eh, nel nord di Israele con lancio fitto di, di missili eh, l'India L'India è un attore interessantissimo perché teoricamente l'India è nell'ordine statunitense, si è espressa a favore di, di Israele con le ultime dichiarazioni del, del, del Premier Modi, però storicamente l'India in realtà ha sempre supportato la causa palestinese e, e l'India ancora oggi è un, uno dei eh, degli interlocutori principali nei confronti della federazione russa. L'abbiamo detto tante volte no? Del, della postura un po' così eh, altalenante dell'India e poi ovviamente c'è l'immancabile Turchia che ha un peso talmente grande in questo momento nello scacchiere medio orientale che non possiamo non, non tenerne conto di quello che potrebbe accadere qualora le cose insomma andassero veramente male. Quindi Ludovico possiamo immaginare quale potrebbe essere l'effetto domino qualora le cose andassero male. Intanto sono arrivati dei commenti per Paolo, dei complimenti per il tuo intervento, eh, molto bello devo dire, e, e mi è piaciuta moltissimo la, la citazione di quel libro che voglio leggere, francese se non sbaglio, eh, con, la, con il parallelismo con la democrazia cristiana in Italia, no? quindi è, è, è interessantissimo. Beh, Erdogan che... Nasce come fratello musulmano più volte quando gli dicevano nelle no, liste degli anni 2000, eh, ma questo è un, un islamista. Gli dicevano: no, Guarda, io sono l'equivalente islamico dei partiti democristiani europei. Erdogan questo e lo diceva anche sì. Morsi, certo. Permettetemi eh sì. però di spezzare una lancia in favore della democrazia cristiana, cioè stiamo parlando in realtà di due cose che hanno molti aspetti di differenza cruciale, non fosse altro perché la DC non era un partito confessionale, mentre invece queste formazioni tendenzialmente lo sono, e come la DC non voleva imporre l'equivalente della Sharia giusto per riportare. Infatti, se, se, non sbaglio, se non sbaglio, Ludo, infatti Paolo ha detto uh, che la, 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 è, è una democrazia cristiana però più conservatrice, sì, nel no, senso no, che certo, certo, la, certo. La, la direzione è nel dire che esistono diciamo dei valori che affondano le proprie radici certo. nella cultura religiosa, però ovviamente nel mondo islamico tali valori hanno una preponderanza anche a livello più fattivo, ecco. Non c'è dubbio, però diciamo così, secondo me vale la pena sottolineare il fatto che giustamente dal punto di vista, eh, per esempio, di un arabo o di un turco che vuole farsi riconoscere, ammettere nei consessi occidentali, ci, si può stilare questo parallelismo no? e proporsi come, ai tempi diceva Erdogan, un equivalente di un democristiano. Ma dal punto di vista di un'analisi che possiamo fare in particolar modo noi italiani è impossibile non distinguere, diciamo così, questo aspetto della confessionalità di questi partiti, che poi si eh, riverbera chiaramente sulla portata più o meno totalitaria del modello che offre, ovviamente, cioè da un certo. punto di vista proprio pratico, senza voler necessariamente appunto spezzare una lancia per la DC, però spezziamola ecco. Dopodiché, io ho apprezzato tantissimo l'analisi eh, che ha fatto Paolo e mi trovo d'accordo in tutto e per tutto. E per partire con questa riflessione su quello che succede negli attori intorno a questo, a questo conflitto, vorrei partire proprio dall'unica divergenza che ho rispetto all'analisi che ha dato Paolo, cioè il ruolo della Turchia. Mentre condivido appieno il fatto che oggi ci sia una linea diretta fra il Qatar e Hamas, non fosse altro perché il capo di Hamas in questo momento è in Qatar, quindi già questo dovrebbe dirci qualcosa, eh, la Turchia secondo me oggi non ha più una linea rossa con Hamas o quantomeno non è più l'attore principale in grado di determinarne le mosse. A mio avviso da... Almeno un annetto, ma forse anche di più, l'attore che Hamas vede come riferimento è l'Iran, e in particolare quella linea, diciamo qui, quell'asse che parte dall'Iran e arriva ad Hamas, arriva quindi in Palestina, passando per Hezbollah. Tant'è vero che eh, alcuni di, eh, dei leader di Hamas che hanno parlato in quest'ultima in quest settimana dicendo che eh, l'azione di due sabati fa era stata congegnata negli ultimi due anni facevano riferimento anche a una serie di incontri, peraltro noti, che si sono tenuti in Siria fra le forze di Hezbollah, emissari iraniani e eh, per l'appunto esponenti di Hamas. Perché? Eh, voglio argomentare però questa mia eh, posizione nei confronti di quello che ha detto Paolo, perché se no ognuno cita le proprie fonti e non se ne viene a capo. Il mio argomento per cui non credo che la Turchia abbia un ruolo eh, cruciale oggi come oggi nel gestire Hamas è di due tipi. Primo è che la Turchia si è servita, secondo me, negli scorsi decenni della rete dei fratelli musulmani per aumentare la propria influenza. Ma in molti teatri dove i fratelli musulmani sono stati una sponda per l'emergere della Turchia di Erdogan, oggi questa sponda è stata, diciamo così, messa da parte. Perché? Perché penso, per esempio, al teatro libico. La Turchia è arrivata a mettere direttamente i propri piedi, diciamo così, in quella zona e di conseguenza non ha più bisogno di. Di una quinta colonna o di un attore sul posto come poteva essere quello offerto eh, dalla rete dei Fratelli Musulmani. In seconda battuta, perché a mio avviso la Turchia da tutto questo casino non ci guadagna particolarmente. Nella misura in cui la Turchia da diversi annetti ha avviato un percorso di normalizzazione, anzi ha risolto in un certo modo il percorso di normalizzazione nei rapporti con Israele. Riuscendo in un obiettivo dal punto di vista strategico molto rilevante, cioè ad avvicinare a sé Israele, sia dal punto di vista economico, commerciale, eccetera, eccetera, ma soprattutto a sfilarlo, o meglio a iniziare a sfilarlo, da quell'asse con Cipro del Sud, se lo vogliamo chiamare come, come la chiamano i turchi, e Grecia, che era stato un grosso limite per l'espansionismo turco nei propri mari. Ricordiamoci che la Turchia ha quel problemino che molte delle isole che vede letteralmente dalle proprie coste non sono sotto il proprio controllo, ma sono anzi sotto il controllo greco, oppure, nel caso di Cipro, sotto il controllo cipriota. Quindi, in linea di massima, non credo che in questo momento l'azione di Hamas abbia servito uh, un grande servizio, scusate il gioco di parole, alla Turchia. Che anzi, credo, sarebbe un attore che avrebbe parecchio da perdere nel caso in cui l'instabilità deflagrasse completamente. Anche perché ricordiamoci che la causa palestinese è stata per decenni un simbolo no, a cui aderire per farsi alfieri, no, i primi alfieri del mondo musulmano. Aderire, sostenere la causa palestinese significava dire al mondo musulmano: Io sono colui che poi ci mette le armi, ci mette l'impegno, anche il peso militare nel sostenere la causa musulmana, in questo caso contro il nemico occidentale, Israele, no? Israele che viene visto come un artiglio dell'Occidente nel bel mezzo del Medio Oriente. Quindi oggi che la Turchia ha fatto una scommessa abbastanza chiara, normalizziamo i rapporti con Israele, scommettendo sul fatto che la questione israelo-palestinese sia fondamentalmente fosse, pensavano, fosse fondamentalmente risolta la riapertura di un conflitto di questo calibro non è un grande asset a mio avviso. Poi però di questo potremmo discutere, insomma. Dopodiché ci sono altri attori che in questo momento beneficiano e uno è l'Iran di cui giustamente parlava prima Matteo. In questo momento l'Iran da qualunque cosa accada è un grande vincitore destabilizzare quella zona sicuramente produce risultati positivi per l'Iran non fosse altro perché ne causa di negativi per la Turchia, rivale regionale dell'Iran, ne causa di negativi, ora ne parleremo, per l'Arabia Saudita, altro storico rivale dell'Iran, con cui i rapporti negli ultimi anni, soprattutto per merito della Cina, si stavano rasserenando, ma Ricordiamoci che queste cose non si risolvono nel giro di qualche anno, quando hanno secoli eh, di storia alle spalle, questi conflitti non, non si risolvono così da un giorno all'altro. E poi soprattutto, dal punto di vista iraniano, questo casino è una spina nel fianco temibile per gli americani, che infatti stanno cercando in tutti i modi di arginare, pur ovviamente sostenendola in maniera eh, totale, l'azione di Israele, cioè cercare di eh, sostenere Israele evitando però anche semplicemente portando le proprie porterei, portando eh, diciamo i propri mezzi in prossimità dell'area, sostenere Israele, ma cercare di evitare un deflagrare del conflitto è esattamente quello che fondamentalmente vogliono gli americani, non solo perché è la soluzione migliore per Israele perché è la condizione in cui fondamentalmente i poveri palestinesi non avranno nessun supporto e si troveranno a continuare una guerra completamente asimmetrica contro un esercito obiettivamente più forte, ma anche perché evita la destabilizzazione di una zona che oggi gli americani puntano lentamente ad abbandonare o quantomeno da cui ambiscono da tempo a disimpegnarsi. E qui concludo questa riflessione, eh, mentre... Abbiamo chiarito, diciamo, quella linea, quell'asse che parte dall'Iran e attraverso Hezbollah arriva e attraverso quindi la Siria, eh, il Libano, arriva fino alla Palestina. Ricordiamoci anche che c'è un altro attore, o un meglio, un'altra serie di attori allineati in qualche modo, che è proprio quello dei paesi arabi. Penso, ad esempio, alla Giordania e si va fino eh, all'Arabia Saudita. Che in questo momento si trova in una seria condizione di imbarazzo perché. Perché come nel caso turco, attenzione, c'è una differenza tra Turchia Arabia e Arabia Saudita, ma insomma qui c'è un'analogia. Come nel caso turco, questi paesi nel corso degli ultimi anni, anche e soprattutto su spinta americana, andavano verso una normalizzazione dei rapporti con Israele. Di fatto, l'unico paese arabo, diciamo, di questa partita che non aveva ancora completato il processo di normalizzazione, era proprio l'Arabia Saudita, ma andava nella direzione una normalizzazione, gli Emirati Arabi, il Bahrain, eh, la Giordania, tutti i paesi che, no la Giordania in realtà no, ma insomma che rientrano nel quadro degli accordi di Abramo, ok? Questo asse che non vede storicamente di buon occhio l'Iran, oggi si trova in una seria di difficoltà perché perché ha vissuto per decenni la questione palestinese come un simbolo, no? un simbolo a cui non si poteva far mancare il proprio supporto. Eppure, dal punto di vista strategico, tutto ciò che aveva fatto negli ultimi anni andava nella direzione di una normalizzazione dei rapporti con Israele. Penso a iniziative economiche come per esempio la cosiddetta via delle spezie, quella che parte dall'India, che prima Matteo citava, e che arriva nel Mediterraneo passando per l'appunto per il Golfo Persico e l'Arabia Saudita e dunque il porto di Haifa. In Israele, ecco gli assi, diciamo di questi tre attori, questi paesi arabi, asse iraniano e asse turco, giocano una partita l'uno in conflitto con gli altri. Sono tutti tre attori in competizione. Premettendo che anche l'asse dei paesi arabo, arabi, scusate, è tutt'altro che compatto, ma possiamo modellizzare la cosa così. Nato no? in, Caucaso, in Caucaso, possiamo dire che il conflitto tra Iran e Turchia è, è già esploso in maniera diretta, ovviamente, turchi, ed è già vinto tursi, dai turchi. Cioè. Ai turchi con grande, non a caso, quello che dicevo prima, fregarsi le mani degli israeliani che hanno sostenuto gli azzeri nella presa del Nagorno-Karabakh. Così come insomma. In funzione altri... antiraniana Peraltro, scusa, Ludo, eh, ricordo che noi eh, sulla questione nel, nel Nagorno-Karabakh abbiamo fatto una bellissima diretta. La trovate ovviamente sui canali di Pro Italia eh, con Alleva che ha, eh, ci ha raccontato il fotoreporter eh, quello che sta succedendo in Armenia. Andatevela a risentire perché è stata una diretta veramente piena di, eh, di informazioni. Però ecco, Ludo, la questione. Ludo questo quadretto. Okay, Siamo vai, questi vai. tre attori in conflitto, o meglio, in competizione l'uno con l'altro, di cui due buoni non hanno interesse oggi a perseguire davvero con tutti se stessi la causa palestinese? È chiaro che è un terzo invece, quello l'asse iraniano, diciamo così, che invece ha assoluto interesse. Ci sono dunque delle possibilità che esploda un conflitto a fronte di, questa, di questo scenario qua? Che si deflagri, eh. certo non è impossibile, però come abbiamo già detto la settimana scorsa, è abbastanza improbabile. Purtroppo io temo che in questo momento il popolo palestinese rischi di trovarsi a fare la ingrata parte del vaso di coccio in mezzo a come si dice i fusti d'acciaio, non so qual è la finale del proverbio, però insomma eh, si trovi fra l'incudine e il martello di interessi che fondamentalmente lo scavalca. Poi magari a qui veniamo a quei signori che abbiamo messo nello sfondo di questa diretta, cioè Putin e Xi Jinping, perché ancora esco, non abbiamo parlato di Russia e Cina. Anche, eh, anche allora... perché sono due, sono due attori che sono tutt'altro che lontani. Nessuno è lontano, si può dire che nessuno sia lontano. Uh, tutti sono coinvolti più o meno uh, direttamente, o indirettamente. Allora, io farei vedere la copertina di un libro <coughs> che ha scritto uh, Paolo Borgognone, dedicato proprio all'Iran. Eccolo qua: storia alternativa dell'Iran islamico, dalla rivoluzione di Komeini ai giorni nostri. Infatti, è stato scritto nel. 2019 eh, o, o edizioni Oax, e ne parlavamo poco prima della, della diretta, appunto. Perché tanto saremmo arrivati sicuramente a parlare del, dell'Iran. A questo punto, chiedo un commento ehm, a, a Paolo proprio su questo, su questo: su questa grande pedina in questa scacchiera in cui ci sono pedine più o meno grandi. Quella dell'Iran è decisamente una pedina molto grande, eh, è, una, è una nazione che si è mossa in maniera molto intelligente a livello strategico, eh, è una nazione che ha una grande contezza di sé, sa di essere persiana, sa di avere un, eh, anche un'unicità culturale, etnica, eh, religiosa. Cioè, L'Iran sa di essere un unicum e vuole preservare quell'unicum ed è riuscito a sgomitando ad avere sempre più quella difesa in profondità di cui parlava Soleimani, eh, Soleimani eh, Ludo, che poi tant'è che è stato anche fatto fuori sotto l'amministrazione Trump, quella strategia della difesa eh, al di là dei propri confini, no? Quello che ad esempio manca all'Italia, noi siamo assenti ad esempio nei Balcani, dove storicamente invece avevamo, come dire, un avamposto strategico, oggi noi siamo ridotti ai nostri confini, forse anche un po, più, un po' prima eh, dei confini, però detto questo, Paolo, a tuo avviso, ehm, l'Iran come agirà da qui in avanti? Ora stiamo facendo un po' di fanta politica del, del fare si fa la storia con i sé sì e con i ma. Solitamente non si fa la storia con i sé sì e con i, ma, eh, con i ma. Però ecco, di fronte a una possibile escalation a Gaza, quindi con l'entrata dei, dei soldati, dei mezzi pesanti israeliani a Gaza, a tuo avviso l'Iran eh, entrerebbe a gamba tesa nel conflitto o vedi più una postura in questo momento più roboante che altro? Perché poi abbiamo detto poco prima del, della, della diretta, l'Iran in effetti ha già vinto quella partita lì dal punto di vista strategico, ne sta giocando altre altrove. Piccola parentesi. Paolo, ovviamente, ri ribatti tranquillamente anche alla questione. Ah, certo, quello che ha detto Ludovico la certo. questione turca, eh? cioè è certo, un dibattito, certo. quindi assolutamente, assolutamente. Grazie. Eh, allora, io mi rifaccio anche a un articolo di Thierry Meyssan, apparso su Volternet, in cui Meyssan eh, afferma e ribadisce il ruolo della Turchia. Anzi, eh, ce l'ho qua sotto l'articolo, c'è cioè, qua sotto, qua, portata di mano, e eh, dice proprio che secondo lui l'azione, la scelta di Ankara di scatenare questa guerra, io dico proprio che eh, mh, i leader politici di Hamas abitano in Turchia, protetti dai servizi segreti, in realtà c'è Ankara dietro l'operazione Diluvio Al-Aqsa. E poi cito una frase di eh, Erdogan che praticamente eh, in maniera eh, sommessa valerebbe tutto questo, non la sto a rileggere tutta perché tanto è in... Così è una metafora, ecco, e poi dice: Proprio la scelta di Ankara di scatenare questa guerra eh, immediatamente dopo l'annientamento del Nagorno-Karabakh. E, e mentre invia anche materiale bellico alla Russia in violazione delle misure coercitive unilaterali statunitensi, fa capire che i diplomatici turchi non temono più Washington, nonostante nel 2006 gli USA abbiano tentato di assassinare il presidente turco. Eh, Erdogan terminata questa operazione ne farà seguire un'altra contro i curdi in Siria e in Iraq questo è il parere di Thierry Meissan e però dice anche una cosa importante dice che l'Iran è il, il paese che eh, prima e più di tutti ha raccolto l'invito di Hamas eh, a schierarsi dalla, dalla sua parte anche operativamente e eh, chi è che ha eh, raccolto già l'invito di Hamas a schierarsi operativamente dalla sua parte, non dico solo con un sostegno morale, politico, diplomatico, a livello di conferenze, eccetera, ma a livello proprio di... Eh, L'Iran, Hezbollah e il jihad islamico. Cosa sono? L'Iran è, è il paese, la Repubblica Islamica d'Iran. Di so. eh, a Hezbollah è il partito di Dio, il partito libanese, sciita all'inizio, adesso è un partito più istituzionalizzato, più eh, volendo... Eh, L'aicizzato quasi un partito nazionale ormai, non è più solo più un partito espressione degli interessi di una comunità sciita, è un partito che è andato oltre eh, il, la difesa di una confessione. Non è più un partito confessionale in senso stretto. Per confessionale non dico islamico, eh, dico sciita. Eh, infatti, si oppone anche alla confessionalizzazione del Libano, e, eh, però è nato come eh, partito. Espressione della comunità sciita, grazie anche alla, ai buoni uffici dei servizi segreti iraniani nel 1982. E, ehm, e poi Jihad Islamico, che è un partito eh, palestinese, eh, un'organizzazione anche militare, eh, miliziana, eh, non grandissima, però questa sì, molto legata all'Iran pur essendo sunnita, perché c'è un crogiuolo di confessioni. E a partire da questo punto, di vista quando si parla di eh, vicino Medio Oriente come costituito da eh, ebrei, cristiani, musulmani, no? eh, è semplicistico, perché all'interno di queste religioni ci sono tantissime confessioni. No? Eh, all'interno del mondo musulmano, nel vicino Medio Oriente, ci sono i sunniti e già all'interno del mondo sunnita ci si potrebbe divertire, no? wahhabiti, salafiti, sufi, eccetera. Poi ci sono gli sciiti, ma gli sciiti non sono unitari, gli alawiti no? sono una, una branca eterodossa dello sciismo. Poi ci sono i drusi, che, hanno, che sono presenti, gli sciiti sono molto presenti in Iraq, in certo. Iran ovviamente, ma anche in Iraq. In Iraq c'è un 40% di, di sciiti. E poi sono presenti vabbè, in Azerbaigian anche se sono un po' ai ferri corti con, con l'Iran, no? perché c'è un contenzioso anche territoriale. C'è una regione Azerbaigian anche iraniana, e, e gli Azer Azerbaigian non vogliono che si chiami così, come la Macedonia no? con la Grecia cioè. e, per fare un paragone un po' forzato. Ma così. E, e poi ci sono, i drusi sono presenti in Libano. No, Walid Jumblat è il capo dei drusi, non so se è ancora vivo, penso di sì. E, e poi in Siria anche, eh, a Sveida, che è una cittadina della Siria meridionale vicino ad Era. Infatti a Sveida la guerra civile in Siria non c'è stata, perché lì i, la comunità drusa si è messa subito d'accordo col governo e non si sono mossi, mentre invece nella vicina Era è cominciato tutto, almeno formalmente. E poi eh, solo per dirne alcuni: no, all'interno del mondo musulmano, poi le varie confessioni ancora interne: cristiani: beh, i greco-melchiti, i maroniti, no, eh, il, il cristianesimo medio orientale è molto vasto. Pensate solo alle, alle divisioni: parlo solo politiche no, dei cristiani in Libano generale Aoun è cristiano prima antisiriano, poi filosiriano ultimamente con la corrente patriottica libera, il suo partito, mentre le forze libanesi e le falangi libanesi maroniti come Aoun antisiriane, però il 50% del voto cristiano in Libano, almeno fino a poco tempo, non solo le ultime elezioni come sono andate non le seguite, ma fino a poco tempo fa era appannaggio del generale Aoun che era filo siriano e stava dunque con Assad. Ma il governo stesso si è preso, dicono, eh, la Siria è un paese il regime alawite, dicevano, cazzo, il regime alawite è molto più complesso. Siria, eh, ci sono, gli alawiti rappresentano una parte, no? sono sulla costa, la Tachia, infatti Assad viene da lì, da Kardah, vicino alla Tachia, costa mediterranea, eh, dove ci sono i fenici, l'antica Fenicia, infatti lì ci sono dei siriani biondi, e dei siriani con gli occhi azzurri cioè, ma com'è possibile questi arabi con gli occhi azzurri perché sono fenici, anche i turchi un po' i turchi fenici così. E, mh, fatti Assad agli occhi azzurri per dirne uno però eh, ha un alleato con Assad e Assad al, al suo, il regime, il governo di Assad pluralistico dal punto di vista confessionale perché la, poi in Siria Sir la maggioranza sono sunniti e non è vero che sono rivoltati contro Assad perché se si fossero rivoltati tutti i sunniti contro Assad, sarebbe finito lui. In realtà si è rivoltata una parte, anche aizzata da fuori, nelle campagne soprattutto. E, e poi gli ebrei, eh, non sono unitari, Ashkenaziti, Sefarditi, Falasha, eccetera, eccetera, eccetera. Per cui attenzione, c'è un crogiuolo, un caleidoscopio di confessioni. Ognuna di queste eh, esprime la, la, le proprie istanze a seconda anche de, de della propria storia, identità, ideologia, esperienza, prassi, eccetera. Quando si parla di eh, Medio Oriente bisogna tenere proprio presente queste, questa enorme eh, stratificata confessionalizzazione. Purtroppo non viene mai tenuta presente perché... Oltre al fatto che c'è interesse che non si sappia, perché se più uno sa più rischia anche di voler sapere di più e dunque di magari voler obbedire di meno. Però c'è anche un fatto, non è facilissima da eh, spiegare. Da, eh, srotolare questa matassa è più, Perché... dividere, è più facile dividere in due, in due fazioni da una parte l'occidente laico e progressista e dall'altro la... ecco. le barbarie islamiche retrograde ecco. e funziona eh? funziona Ma, benissimo beh, guardate panico. che eh, l'iran dal punto di vista ideologico con hamas e confessionale non c'entra nulla cioè. come ini e um... E i fratelli musulmani nel 70 si misero d'accordo per spartire proprio in due zone di influenza al Medio Oriente, una parte io e dall'altra voi. Ecco, il riavvicinamento è basato sul fatto che attualmente al governo in Iran ci sono degli antiimperialisti non confessionali, non settari, Dunque c'è stato un. perché Soleimani il generale era un antiimperialista iraniano, islamico certamente, ma non confessionale, non settario. Il settarismo è, è, è la radice del divide timper Chi è che ha eh, incentivato il settarismo in Medio Oriente? Gli Stati Uniti, Israele, per cercare di dividere i loro avversari, il mondo musulmano. Però attenzione, eh, l'Iran, infatti, ha raccolto l'appello di Hamas ma non perché eh, così ideologicamente dal punto di vista confessionale sia diventato sunnita o, gli o, o Hezbollah sia diventato sciita, ma per una comune e una condivisione di intenti antiimperialisti così come ha fatto Hezbollah perché Hezbollah appunto ok si è appunto proprio perché si è nazionalizzato è diventato un partito antiimperialista e non confessionale e ha aderito a questa logica, però è chiaro che la dirigenza e i militanti di Hezbollah sono in maggioranza sciiti, mentre invece quelli di Hamas sono sunniti. Poi eh, ci sono anche delle critiche alla dirigenza di Hamas, attenzione, eh, viene anche accusata da più parti di essersi particolarmente arricchita, di aver avuto, un, di coltivare uno stile di vita... E non propriamente in linea con le difficoltà che la popolazione sta vivendo sul terreno eccetera eccetera insomma ci sono anche delle, delle particolarità che vanno, che vanno tenute presente però l'Iran ha eh, raccolto questo appello e secondo me eh, se l'Iran non intervenisse non magari non direttamente ma in qualche modo anche magari attraverso l'invio di consiglieri militari, Pasdaran eccetera e l'Iran rischierebbe di eh, perdere eh, quell'afflato antiimperialista che caratterizza il suo governo, per cui all'interno potrebbe vedersi erodere dei consensi. Però questo io non, ne, io non, non posso sapere cosa farà l'Iran eh, tra un mese, no, tra qualche mese. No, no, certo, parliamo, parliamo ovviamente è di. Una, di ipotesi, è una suggestione, certo. è, è una suggestione. Credo che l'Iran aiuterebbe, come, eh, però credo che lo farebbe di più Hezbollah. Perché Hezbollah sta agendo da deterrente? Eh? Se non è ancora cominciata l'offensiva di terra israeliana, non è perché Netanyahu è buono e vuole dare ai palestinesi una, perché se fosse buono non, non avrebbe fatto quello che abbiamo già visto. Perché l'offensiva è cominciata, eh? non è cominciata un'offensiva di terra, ma un'offensiva militare è in corso, piovono bombe, non caramelle. Ehm, però Hezbollah sta agendo come deterrente perché Hezbollah ha già sconfitto Israele nella guerra dei 33 giorni nel 2006, per cui Israele non ha tantissima voglia di confrontarsi nuovamente con Hezbollah, perché l'ha già presa da Hezbollah, perché Hezbollah ha un esercito di 100.000 uomini, ben armati, ben addestrati, non è un movimento infiltrato, per cui è un movimento abbastanza coeso e capace di agire, ha combattuto in Siria e, e la città di Al qusseir in Siria la ripresa Hezbollah nel 2003 insomma sanno combattere, non sono novellini e per cui a Israele sostanzialmente non conviene confrontarsi in un territorio come quello urbano eh, della striscia di Gaza con un esercito come Hezbollah è situato in chiave difensiva, perché Hezbollah è molto bravo in chiave difensiva lo ha dimostrato nella guerra dei 33 giorni eccetera, Hezbollah è un esercito che si chiama Resistenza Islamica. Dice perché Hezbollah un esercito? Hezbollah è un esercito, perché tutti le, 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 i partiti, le milizie, le organizzazioni politiche libanesi ce la, avevano la loro milizia, anche le falangi, le eh, forze libanesi, eccetera, eccetera. Però attenzione, Hezbollah eh, non ha smilitarizzato perché dice noi lo faremo solo quando Israele abbandonerà definitivamente il Libano, si ritirerà definitivamente dal Libano. Dice ma Israele si è ritirato al Libano nel 2000? No, non si è ritirato nel 2000 perché continua a occupare le fattorie di Sheba, che sono un, così, un pezzo di terra non secondario perché sono molto ricche d'acqua, per cui per questo Israele se le è tenuto. Allora e Hezbollah dice no, finché non lasceranno anche le fattorie di Sheba noi eh, non smilitarizzeremo, e infatti è ancora un esercito che insomma, è dotato anche di sistemi d'arma particolarmente efficaci e moderni perché nel 2006 ha usato questi sistemi d'arma contro Israele e l'ha sconfitto. E eh, poi Israele occupa anche le alture del Golan in Siria, no? eh, per cui eh, insomma, di, ter di terre non sue ne occupa. E eh, per quanto riguarda poi eh, l'Iran, secondo me appunto eh, la suggestione è questa, che mh, non si eh, discosterà da Hezbollah soprattutto, che è, la, che è una... Eh, un alleato strategico, l'asse della resistenza in Medio Oriente fatto dalla Siria, dall'Iran, da Hezbollah e con alterne vicende anche da, da parte della resistenza libanese, eh sì, libanese l'ho già detto, ehm, palestinese con Hamas appunto che ha avuto un, una sua, eh, così, eh, uno zigzagare negli anni passati. Per esempio il jihad islamico è molto vicino all'Iran ed è rimasto fedele, infatti poi anche durante la guerra in Siria si è schierato con, eh, con Assad e con il governo siriano che è eh, laico. Quindi insomma, quindi insomma Paolo stiamo vedendo la nascita di un fronte anche se non sulla carta, eh, come dire, facilmente identificabile, ma c'è un fronte anti-imperialista che abbraccia buona parte del, del Medio Oriente sia in maniera palese che non palese, ed è questo forse il minimo comune denominatore che manca nella narrazione che invece ci viene imposta qui in Occidente. Infatti molti commentatori eh, hanno detto: ecco, vedi, da queste parti si la si butta sul, sul conflitto contro l'Islam quando stiamo capendo in questa diretta che non esiste un unico Islam né dal punto di vista confessionale né dal punto di vista politico-ideologico e nemmeno dal punto di vista geopolitico, perché poi ci sono degli attori che sono anche in lotta tra di loro. Quindi è, è, è totalmente fallace questa, questa semplificazione di quello che stiamo vivendo in questo momento e fa un po' specie, lasciatemi aggiungere, che questa semplificazione faccia effetto anche su coloro che fino a qualche settimana fa giustamente denunciavano la propaganda NATO in Ucraina. E questa è una cosa che fa molto riflettere, cioè anche tra coloro che giustamente dicevano. Eh, questa storia del c'è un invasore, eh, eh, sarei, starei dicendo adesso c'è un invasore o un invasato. <ride> in effetti ha, ha, ha più senso, però, ecco, c'è un, un attaccante, un attaccato. Queste cose qua eh, funzi non funziona in Ucraina, ma funziona in, in Palestina. E gli stessi che ti hanno venduto questa propaganda adesso, secondo te, ti stanno raccontando la verità? Cioè, questo è, è un controsenso, Paolo. Poi tu, vado subito da, da Ludovico, se vuoi aggiungere qualcosa, Paolo, perché volevo far leggere un po' di commenti che ci sono arrivati. Però, se vuoi chiudere, io vai chiudo pure, con questo dico: guarda, quelli che hanno puntato molto sull'Islam politico, sui fratelli musulmani, sono stati gli USA eh, Appunto. nel 2012, eh, in Tunisia, in Egitto. No, sono loro che hanno puntato molto in Siria stessa e eh, volevano un governo di fratelli musulmani anche lì. Cioè, eh, la fratellanza musulmana è stata sdoganata eh, eh, dal, eh, dall'Occidente. Mi ricordo l'allora allora, scusate, sono un po' stanco, il ministro degli esteri italiano Terzi che disse Ah, i fratelli musulmani sono moderatissimi, insomma, infatti sono liberisti <ride> in economia, più di così cosa volete? Sono molto liberisti in economia e eh, poi hanno la loro rete di solidarietà, ma sono un'economia sociale di mercato loro esattamente come eh, appunto i democristiani conservatori europei per cui loro hanno puntato su quello che veniva chiamato all'epoca l'Islam conservatore o modello turco dell'epoca pre 2016. Poi la Turchia è cambiato qualcosa perché c'è stato il golpe nel 2016, però il modello turco, il modello dell'Islam conservatore ma liberista in economia eh, non estremamente confessionale che eh, lascia comunque eh, un, una porta aperta anche alla laicità, sebbene spinga comunque per l'introduzione di valori islamo-conservatori, eccetera. E questo tipo di soluzione, una soluzione che eh, era più o meno di compromesso per evitare uno scivolamento nel radicalismo islamico, ma, e, e che poteva anche avere poi, e così, una. una uno sguardo addirittura antiimperialista, eccetera, e però eh, in qualche modo eh, scaricava i regimi autoritari, laici, eh, ormai completamente screditati all'interno, è stata questa soluzione di compromesso molto caldeggiata dal Partito Democratico degli Stati Uniti con le cosiddette primavere arabe. Infatti, in quell'epoca, il principale alleato degli Stati Uniti nell'area era il Qatar, che era appunto, mi ricordate, no, Obama e quelli del Qatar non andavano molto d'accordo. E, e invece il partito repubblicano, vicino all'Arabia Saudita, vabbè, vabbè, sa... la questione di, di Al-Qaeda, si sa benissimo che Al-Qaeda è, è, certo. è un uh, prodotto made, made in USA, quindi eh, anche qui l'ipocrisia raggiunge livelli stellari, perché il, il, il fondamentalismo islamico è un'arma, è stata un'arma. Anche per scardinare governi non allineati, ma questa è una cosa però, che è risaputa. Però quelli sono eh, la, una filiazione più dell'Arabia Saudita, no? E dunque più vicino al partito repubblicano. I democratici invece hanno più attenzione verso la fratellanza musulmana. Eh, io vi parlavo a livello, io parlavo a livello sì, 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 statunitense certo, in generale, senza certo, andare certo. nella differenza del pubblico. Eh, Bandar Bush, no? Bandar bin Sultan al il capo dei servizi segreti sauditi, che l'hanno quasi adottato i Bush no, Bandar Bush era sempre lì con loro, qui, eh sì. un legame c'era, eh assolutamente, allora prima di passare al volo da Ludovico per entrare diciamo nella, nel, nel finale di questo dibattito perché noi abbiamo messo giustamente in copertina due signori <ride> che sono esattamente eh, Putin e Xi Jinping perché ci sono questi due paesetti da quattro soldi piccoli soprattutto, soprattutto piccoli eh, Russia e Cina che non stanno certo a guardare anche, anzi sono presenti eh, più che mai volevo leggere giusto tre 4 quattro commenti interessanti eh, Mauro Manganelli scrive un attacco terrestre da nord di Hezbollah un attacco iraniano da, da sud su Eilat sarebbero ipotizzabili Abb abbiamo parlato della possibilità dell'entrata dell'Iran in, eh, in guerra, peraltro va detto che Netanyahu, questo ne ha parlato Simur Harsh che è il premio Nobel che ha eh, quindi fatto questa è, è, la, ha scritto del, dell'attacco al Nord Stream 2 no? del sabotaggio al Nord Stream 2 ha scritto Netanyahu si è andato a ficcare in un cul de sac perché in questo momento rischia di apparire ancora più debole dopo il fallimento dei, dei servizi segreti durante l'attacco di Hamas, poi c'è chi scrive che in realtà si è, chiuso, si è chiuso un occhio, ma questo è tutto un altro discorso, rischia di risultare ancora più debole qualora le cose poi precipitassero in maniera eh, gravissima per, per Israele. Marzia Dolci ci scrive, un arabo sunnita mi ha detto che l'Iran ora come ora può diventare la guida dell'Islam grazie alla sua forza anti-imperialista e anti-occidentale, è un po' quello che abbiamo di cui abbiamo parlato prima, no? Il minimo comune denominatore è, è, è appunto l'anti-imperità eh, la, per intestarsi es... la primazia il... nella battaglia islamica e soprattutto anti-occidentale. Anti-occidentale, esatto. Esatto, ricordo un famoso Murales eh, in Iran con la, la Statua della Libertà, con il teschio, insomma, da, da quelle parti non è che uh, eh, piacciono molto gli Yankee Ecco, Alberto Pardini, io trovo che in Occidente si sottovaluti l'effetto di sostenere un massacro a Gaza. Mi riferisco alla psicologia collettiva occidentale, già segnata da decadi di, di neoimperialismo. Reggeremo? Eh, beh, in realtà è quello che ci stanno dicendo le, le cronache di questi giorni è che eh, c'è una grande fetta dell'opinione pubblica che, o non si schiera, ad esempio in Italia i, i, i sondaggi certificano come molti italiani vorrebbero che l'Italia fosse neutrale in questa situazione o comunque ha preso coscienza delle colpe occidentali in quello che stiamo vivendo quindi effettivamente qualcosa già sta cambiando rispetto agli anni passati nonostante la, la propaganda ha, eh, ha, spron, ha spron battuto eh, poi è arrivato era arrivato un, uh, un commento da parte di un uh, di un nostro ascoltatore, ecco Gustavo Julio Garcia Matteo saluto dalla Spagna di un argentino che ti segue da molto tempo grazie Gustavo abbiamo molti che ci seguono fuori dall'Italia eh, dall'Inghilterra dall la Germania, la cosa ci fa assolutamente piacere, allora a questo punto mi lega un commento di Roberto Tai, guardate la Cina come può guadagnare da questo. È da mesi che stanno entrando nei mercati arabi e poi appoggiano l'Islam, eh, anche se non lo appoggiano in casa, questo va detto, <ride> in casa non lo appoggiano per niente l'Islam. Comunque ecco eh, Ludovico. Passiamo alla Cina visto che siamo arrivati alla conclusione di questo dibattito. La Cina ha lavorato, come abbiamo detto prima, al riavvicinamento tra l'Iran e l'Arabia Saudita, un successo diplomatico, anche se non concluso, ma comunque avviato. E la Cina cosa ha da guadagnare o da perdere da, un possibile, da questo conflitto o da una possibile deflagrazione più grande? Allora, premessa metodologica: tutti e tre i grossi attori che oggi dominano la fase storica, quindi Stati Uniti, Russia e Cina, non gradiscono le sorprese. Nessun impero ha mai apprezzato che succedesse qualcosa al di fuori dal proprio controllo per ovvie ragioni. Insomma. Quindi, questa, eh, questa evenienza che è occorsa eh, nel, nel corso degli ultimi dieci giorni non è qualcosa di gradito a nessuno dei tre. Ma ovviamente, siccome c'è una partita che giocano, qualcuno ne trae dei diciamo dei benefici non fosse altro perché qualcun altro ne ha evidentemente degli svantaggi abbiamo chiarito che questo caos in medio oriente e la possibilità di una deflagrazione di un conflitto maggiore è un problema enorme per gli stati uniti quindi già possiamo capire che questa eventualità non è così male per russia e cina che attenzione attenzione non è che fanno il tifo per l'esplosione di una guerra in questo momento, ma possono permettersi una postura non smarcatamente filo israeliana, anzi al contrario, possono, possono permettersi, scusate, oggi di caldeggiare la soluzione dei due stati, in un momento in cui dire una cosa del genere, per esempio in Occidente, è roba da, ah, ma allora tu appoggi il terrorismo islamico, eccetera, eccetera. Perché? Perché vediamo quindi le due situazioni, poi sulla Russia sicuramente saprà esporci le cose Paolo molto molto meglio di quanto non potrei fare io, ma specialmente per la Cina è vero che l'esplosione di questo conflitto è un problema nella misura in cui chi oggi proietta ancora la propria potenza soprattutto sul binario dell'economia non vede di buon occhio le instabilità. Il processo di... Diciamo così, normalizzazione dei rapporti fra Iran e Arabia Saudita è un processo voluto dalla Cina perché stabilizzare quella regione è fondamentale per la realizzazione del suo progetto della via della sede. Quindi in linea di massima qualcosa che la destabilizza da questo punto di vista non va male, ma c'è un dettaglio che nel momento in cui questa destabilizzazione dovesse produrre un conflitto vero e proprio, a quel punto, accidenti, accidenti, gli americani dovrebbero proporre lì, ecco, buonasera, ciao Arnaldo, dovrebbero mettere in quel quadrante molte energie. E questo tutto sommato ai cinesi che con gli americani giocano la partita, con la P maiuscola, quella per Taiwan, non dispiace. Cioè l'idea che gli americani debbano distrarsi da quel problemino chiamato Taiwan e giocare, eh, porre delle energie militari grosse in Medio Oriente, evidentemente è qualcosa che non dispiace ai cinesi. Quindi i, tutte le opzioni sono sul campo, in alcune di queste opzioni la Cina tutto sommato non trae, diciamo così, eh, grossi svantaggi, grossi problemi. Discorso simile ma diverso per la Russia. È evidente che anche la Russia oggi può permettersi, analogamente alla Cina, di caldeggiare la soluzione dei due Stati, di non prendere esplicitamente eh, una posizione a favore di Israele, cosa che ripeto, qui invece in Occidente è considerata assolutamente inevitabile come scelta. Ma non solo, sa benissimo che l'attrarre eh, attenzioni, non solo energie, ma anche attenzioni americane nel quadrante medio orientale serve chiaramente a alleggerire diciamo così il flusso il rifornimento costante di armi che già inizia come ne avete notato il rubinetto comincia a chiudersi verso l'Ucraina e questo chiaramente non è da vedersi come uno scenario troppo problematico non fosse che però a differenza della Cina c'è un problema di contiguità geografica perché il Medio Oriente in questo caso questa partita non si gioca così lontano dal Mar Nero. Quindi avere, diciamo così, flotte americane non troppo lontane dal Mar Nero, più di quanto non ce ne siamo già oggi. Tutto sommato non è uno scenario troppo auspicabile. Quindi, in questa partita, secondo me, più che la Cina, la Russia può farsi autenticamente potenza, tra virgolette, di pace, anzi, senza virgolette, insomma in questa partita, qui, perché è quella più interessata, diciamo così a trovare una mediazione che non significhi l'annichilimento del popolo palestinese ma che al contempo non implichi il deflagrare di un conflitto totale assolutamente, sì un'analisi. di e Paolo mi... è d'accordo però eh, adesso passo la parola a Paolo, prima di passargli la parola ricordo, visto che sono, sono arrivati dei commenti appunto che chiedevano informazioni su ProItalia che noi sabato 21 ottobre ci vediamo alla pizzeria il cuore di Napoli Ribelle a Roma a via Cernaia 31 alle ore 10 vi offriamo un caffè per parlare appunto di Pro Italia e, eh, e accogliere i nuovi arrivati e ritrovarci tra tutti i militanti di Roma, ripeto pizzeria il cuore di Napoli Ribelle via Cernaia 31 Roma sabato 21 ottobre alle ore 10 ne approfitto insomma per dare questa informazione visto che sono arrivati un po' di, di commenti di domande eh, a proposito Paolo, allora siamo arrivati ai due giganti, Cina e Russia. La Cina, che in questo momento è il nemico numero uno di Washington, a tutti gli effetti, abbiamo parlato tante volte di Taiwan, ma non solo, e la Russia, che come dice Ludovico, effettivamente potrebbe eh, giovare, giovarsi di una, una, una minore pressione eh, sul, sul teatro ucraino. Tu come vedi eh, l'agire di questi due giganti in questa partita qui? Beh, la Russia sicuramente ha da, eh, può trarre vantaggio da questa partita perché eh, alleggerisce il suo fronte ormai pressoché fronte interno, fronte russo-ucraino. E anche questa partita viene anche giocata molto, per non, non dalla Russia, ma dai nemici della Russia, per eh, cercare di, così, di stogliere un po' eh, l'opinione pubblica eh, occidentale dal dal fallimento della controffensiva ucraina che era stata annunciata come un successo assicurato e invece è stato un fallimento assicurato sin dai primi giorni e adesso è arrivata eh, questa, no, a un punto di non ritorno, a uno stallo e se non saranno eh, così, eh, ma ormai credo che non ci sia più molto da fare, ma credo che lo scenario russo-ucraino sia almeno sul campo. Definito nel senso che gli ucraini non sono riusciti a sfondare il fronte, hanno perso 70.000 uomini da giugno. In questo tentativo, l'esercito ucraino è stremato, non, non ha più le risorse necessarie. Tant'è vero che l'iniziativa addirittura è passata in mano ai russi che hanno riconquistato anche dei territori. E, e se facciamo il computo complessivo dei territori recuperati dai russi e persi dai russi, da giugno oggi i russi hanno recuperato più territorio di quanti ne abbiano persi, per cui la controffensiva ucraina non ha dato gli sperati. Però come, glielo fai, come fai a spiegargli all'opinione pubblica occidentale, dopo che avevi detto che grazie alle nostre armi, nostre per modo di dire ovviamente, alle loro armi e eh, alle armi della Nato, l'Ucraina sarebbe diventata invincibile. Non puoi più spiegargli. Non, non, se glielo spieghi, se glielo dici, ammetti il fallimento della Nato, ammetti che la Nato... Eh, non, non sia invincibile per cui eh, non sia un deterrente sufficiente per garantire l'unipolarismo americano residuo nel mondo dunque devi eh, per forza spostare l'attenzione da un'altra parte perché altrimenti dovresti dare delle spiegazioni che possono causare una, un indebolimento eh, di quella che è l'ultimo avamposto di predominio eh, del, dell'Occidente cioè la capacità militare che è stata persa anche quella alla fine perché se annunci eh, la controffensiva come un successo assicurato e poi questo successo non solo non c'è ma la controffensiva eh, finisce in, in, in una sconfitta eh, ebbene eh, significa che quelle armi non erano tanto invincibili non erano tanto efficaci o meglio il nemico aveva armi migliori o più comunque linee di difesa eh, che erano superiori alla capacità di quelle armi e allora che fai adesso si sì, mandi gli aerei mandi i missili a lunga gittata ma il game changer all'inizio il game changer saranno i, eh, i missili javelin marzo 2022 abbiamo visto come ogni volta Ah no, il Game Changer sono i carri armati Leopard. Ah no, il Game Changer sono gli F-16. Ah no, il Game Changer sono i missili a lunga gittata, quelli francesi, Shadow, non mi sembra si chiamano. E poi i russi tanto usano le pale. Infatti, no, le Io, pale... Credo, i la calzini. mia preferita è stata quella sulle pale. <ride> Beh, ma... Eh, le pale, i calzini e eh, le fionde, no? E, e però, evidentemente... Eh, queste armi sono superiori a quelle fornite dall'Occidente, vabbè. Eh, C'è un problema dunque sul fronte ucraino e eh, questa era una controffensiva all in, come aveva detto giustamente Stefano Orsi cioè eh, o, o la va o la spacca. Non è che eh, cioè, dopo una controffensiva che si annuncia sui media per sei mesi, come ma io pre posso prendere gli articoli, eh? Dicevano: No, qui la Russia non ne esce. Da qui la Russia sarà smembrata perché la controffensiva arriverà fino in Crimea, dunque poi ci Girava sarà una mappa, Paolo. Girava una mappa Paolo di una possibile sì, sì, Russia smembrata, smembrata, smembrata in macro regioni. Però attenzione, qui aveva, cioè, i, i, i promotori della controffensiva avevano detto che la guerra sarebbe finita il 21 settembre e che i dignitari ucraini avrebbero fatto le vacanze estive in Crimea. Grazie alle armi occidentali e all'ausilio occidentale della NATO nella controffensiva, è andata così? Questa è una domanda a cui la risposta ovviamente è, è scontata: non è andata così. Però ci avevano detto che sarebbe andata così perché noi eravamo militarmente superiori, infinitamente superiori. Diciamo che l'esercito russo era un esercito di carta pesta Però, come fai adesso a dire no? Guardate, non è andata così. Erano era un wishful thinking, erano, era un pio desiderio che noi abbiamo eh, così idealizzato eh, e, e che, e, e ed è diventato una sorta di autoconvincimento, ma sempre pio desiderio era e tale è rimasto. Come fai a spiegare che c'è stato questo inganno collettivo, questa allucinazione collettiva? Non lo puoi spiegare, devi postare l'attenzione da un'altra parte, altrimenti perdi punti e non li recuperi più. Wishful thinking, che poi in italiano si traduce in cazzata era una cazzata, ovviamente, ne abbiamo sentite tante di wishful thinking sei mesi eh, eh. Sei mesi in cui ci dicevano a, a settembre finisce tutto. Si arriva in Crimea, anzi, dobbiamo dire agli ucraini di non vincere troppo, di fermarsi ai confini della Crimea perché se no, altrimenti... arriva arrivano alla è, è Perché altrimenti poi questi turistico. si autoconvincono, no? si, si monta alla testa. Dunque, cercheremo di tenerli a bada perché altrimenti sfonderanno i confini e gli diremo, ma veramente, cioè, di arrivare ai confini della Crimea e poi di non entrare in Russia. è se visto. Secondo... Sì, secondo Repubblica, peraltro, gli ucraini sarebbero andati talmente a nord da fare il giro del pianeta e ritornare a sud dalla Crimea. No, questo secondo, secondo Repubblica. No, però effettivamente abbiamo ascoltato una propaganda imbarazzante in questi mesi. Un giorno, magari potremmo fare una puntata con eh, una sorta di riassunto delle puntate precedenti, perché questa a tutti gli effetti è una, una brutta serie TV, una bruttissima serie TV. Perché poi in realtà ci vanno di mezzo non solo tanti soldati, eh, ma tanti civili perché poi quello che sta accadendo in ucraina e quello che sta accadendo a gaza si può dire e adesso siamo arrivati un po in chiusura sono le, le 10.25 ma sono tutte tessere di un grande mosaico di uno scontro che in questo momento è regionalizzato per fortuna possiamo dire che non è globale inteso come guerra che sarebbe a tutti gli effetti una guerra nucleare e ricordiamo che noi saremmo in prima linea come sempre contro noi stessi perché questa è una nostra caratteristica essere in prima linea contro noi stessi, cioè siamo in prima linea per una guerra che non ci riguarda, ma che ci colpisce, però ecco, è, è un discorso sicuramente molto complesso. Paolo, io intanto ti ringrazio per averci aiutato ad affrontare la complessità della situazione. Io credo che i tuoi interventi abbiano uh, gettato luce su, sull'assurdità di una certa narrazione che tende a semplificare tutto, che io sento troppe volte e ascolto e leggo troppe volte non solo sui social ma anche altrove di gente che dice ah beh è così mettiamo a, a, a tacere l'islam no? il terrorismo islamico è una roba che era, in, era intollerabile già nel 2001 e già si vedeva che puzzava insomma di, di propaganda oggi crederci è una scelta oggi credere a una robaccia del genere è una scelta di ignoranza che non può essere a mio avviso tollerata soprattutto tra chi si definisce risvegliato perché a quel punto, altro che risvegliato, te stai a fare certi sonni <ride> che non ti svegliano manco con, con, eh, con le W20, ecco Quindi, no, veramente, Paolo, grazie mille perché hai fatto degli interventi eccezionali. Non so, Ludo, se vuoi aggiungere ehm, qualcosa, perché, certo, qua ci potremmo parlare fino a dopo domani, eh, quindi purtroppo abbiamo guarda, una, dei limiti. Una cosa velocissima, ispirata da un commento delle 21:55 di Michele Rossi. Che non so se riesci a far vedere 21, 21 scusami, 55. Michele Rossi sono arrivati talmente che... tanti che ritornare alle 21 e 55 non è facile. Aspetta, Comunque... aspetta. Lo... eccolo qua: purtroppo mi pare che siate un po' fuoristrada nell'interpretazione di questa vicenda. A me pare che Hamas e Israele siano molto più amici di quanto ci vogliono far credere. Non è così? Ecco, a me mi piacerebbe sentire anche l'opinione di Paolo su questo, perché noi la volta scorsa abbiamo già parlato di questa chiave interpretativa, no? È tutto un uh, gomblotto uh, ordito da Israele i cui servizi di intelligence sono talmente sopraffini da pilotare, eterodirigere Hamas e quindi usare le azioni di Hamas come legittimazione per le proprie poi eh, azioni militari. Uh, in realtà, questa, questa lettura è un po' semplicistica, nel senso che è verissimo che nel corso degli anni 90, anzi già dalla fine degli anni 80, se non ricordo male, Israele è un attore importantissimo per legittimare il ruolo di Hamas. Ma si dia il caso che questo è un percorso assolutamente normale, nella misura in cui fin tanto che era l'OLP un attore principale nel campo palestinese, Israele, in quanto nemico dei palestinesi, andava a sostenere un attore che spaccava il fronte avversar e che quindi delegittimava o comunque indeboliva l'organizzazione per la liberazione della Palestina. È un discorso abbastanza ovvio, succede sempre, questa almeno la mia posizione in politica internazionale è una cosa abbastanza comune. Questo non vuol dire che oggi Hamas sia completamente etero guidato, o anzi etero diretto dal, eh, eh, dall'intelligence israeliano, anzi, sembra piuttosto evidente che i servizi israeliani, in particolare, ne abbiamo parlato con Riccardo Italoscano, lo Shimbet abbiano clamorosamente dimostrato delle lacune visto quello che è successo, altro che Dimensione del false flag creata d'arte. Poi si può discutere del fatto che qualche notizia alle orecchie del governo palestinese, eh, chiedo scusa, israeliano, potesse essere arrivata nelle precedenti settimane e qualcuno l'abbia ignorata in maniera più o meno colpevole. Di questo è perfettamente lecito discutere, ma pensare che Hamas non sia nient'altro che una manica di burattini nelle mani di Israele significa pensare che tutto ciò che vediamo di fronte a noi in questo teatro sia per l'appunto un teatrino, cosa che vedo piuttosto difficile questa nell'ultima di diretta che questa è l'ultima diretta che abbiamo, la penultima diretta che abbiamo fatto con... No, no, l'ultima, scusate, proprio con Riccardo Italoscano che ci ha aiutato anche a ritornare alla guerra, ad esempio, dello Yom Kippur, che ha visto nella sua prima fase un fallimento da parte dell'intelligence eh, dell israeliana, che peraltro ha causato anche la caduta di teste importanti nel, nel governo israeliano, tra i servizi segreti, tra le forze armate. I, i, alla fine Israele paga anche oggi. Questo, queste, questa debolezza, cioè Israele non può permettersi di apparire debole. Questo è proprio una cosa abbastanza, abbastanza ovvia. Quindi, anch'io credo che al massimo si può pensare, come dissi anche nella diretta scorsa, eh, che Netanyahu in qualche modo stia cavalcando la situazione a, per rafforzare la, il proprio status politico, ma che tutto questo sia stato in qualche modo ordito da Israele stessa e sarebbe come darsi una zappa sui piedi. Non so cosa ne pensi tu, Paolo, in chiusura. No, secondo me Israele e Hamas non sono amici. Se io, io abito ad Asti, se devo andare a Torino non passo da Cracovia, vado direttamente a Torino. <ride> se, se io ho, avessi la capacità il dominio, un dominio talmente... Così Israele avesse, non io, Israele avesse questo capacità di dominio così spiccata da poter addirittura manipolare gli attori regionali facendogli fare gli attentati poi invadendoli poi eh, perché procurare un perché fare tutto questo casino no? arriva direttamente al punto no? E, e chiudi i conti con la con Gaza senza arrivare cominciare a, a desta, ad autodestabilizzarti per poi destabilizzarli eccetera cioè io credo che non ci sia stata veramente una poi che abbiano lasciato magari una porta socchiusa ma per motivi anche di inefficienza di incapacità eccetera eh, però che sia una, una sorta di eh, manipolazione di, es... di, sì, di, di Hamas no, io non credo che siano amici ah, eh, sì, no, no, ma sono quei, abbastanza ma... convinto che siano nemici no no ma in realtà era una domanda a cui si poteva rispondere in una sola maniera anche perché poi questa, questo eccesso di dietrologia poi porta ad allontanarsi un po' dalla realtà, è ovvio che poi ci sono anche dei, dei discorsi molto cinici che probabilmente stanno facendo nell'entourage di Netanyahu e quando Netanyahu chiama il governo di unità nazionale in un momento in cui politicamente parlando lui è molto debole No, per la questione della corte di dell giustizia ci, ci sono ancora adesso un sacco di manifestazioni contro Netanyahu di partiti di opposizione che denunciano che Netanyahu è, è alla base di quello che sta accadendo oggi in Israele, sta, sta avvenendo questo. Quindi è ovvio che un conflitto contro un nemico esterno a Israele ha sempre fatto comodo. Attenzione, questo lo dicono gli stessi israeliani. È ovvio certo. che per legittimare, legittima, eh certo, per legittimare il fatto che sei un'enclave incastonata in un mondo che ti è generalmente ostile è ovvio che hai bisogno di un nemico esterno per legittimare la tua Però esistenza. Però arrivare a pensare che Israele controlli i vertici di Hamas... No, no, appunto, appunto ma infatti questo è il no. discorso Paolo secondo me dobbiamo allontanarci e sono contento insomma che siamo tutti d'accordo su questa analisi, da una dietrologi dietrologia estrema. C'è un aspetto magari cinico che sta andando in, in scena in questo momento, anche con le dichiarazioni no? adesso Netanyahu effettivamente si è messo in un po' in un cul-de-sac quando tu dichiari che sei pronto ad invadere Gaza con i soldati. Adesso leggevo le ultime informazioni, secondo il New York Times, sono state fotografate delle, dei tank, dei carri armati israeliani a nord di Gaza che si stanno ammassando. Eh, però ecco, tutto questo ha anche un, un valore psicologico, propagandistico, che va tenuto in considerazione, ma senza arrivare a pensare che Hamas sia etero ma diretta. C'è un ruolo anche, c'è anche un proprio... Una, così, diciamo, una valutazione terra a terra cioè Israele sta rivendicando l'uccisione di eh, capi di Hamas ecco, se questi capi fossero consapevolmente manipolati no? e qui prodesse, cioè, eh, mh, accettereste voi un contratto con me in cui in cambio di un favore indiretto o diretto a me però voi perdete la vita? Cioè, non lo so la politica è anche fatta di queste cose no? di mh, di eh, questioni molto concrete, per cui sì. Israele rivendica l'uccisione di capi di Hamas e questi capi di Hamas sarebbero gli stessi con cui Israele avrebbe eh, intavolato questa operazione eh, complottista di manipolazione e eh, 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 di autoattentato, di attentato quasi autoinflitto, ma questi poi pagano con la vita, la, insomma, no, non tornano i conti su questa cosa qua. Allora, vale, vale la pena uno. notare, però, qui diciamolo, anche se siamo magari in chiusura, che questo tipo di lettura è ricorso spesso eh, nel corso delle analisi eh, della, mh, mh, di molta parte della cosiddetta controinformazione. Quindi mm. diciamo così, vale la pena riflettere sul fatto che spesso schierarsi, diciamo così, su una posizione opposta a quella. Delle sciocchezze propagandate dal mainstream non basta per dire qualcosa di buon senso ecco giusto per mettere Beh, anche tipi... durante la anche durante la questione di pirgocin ricordi certo, Ludo, il no. discorso è sempre lo stesso eh, ovviamente allora eh, prima di, di, di chiudere di salutare paolo e ringraziandolo sempre veramente per essere stato con noi è arrivato un commento che volevo far vedere anche per chiudere un po più in leggerezza Marzia Dolci che, che ci ha scritto bravissimi quando vi vedremo in una maratona mentana e allora io lo devo rilanciare perché tanto ce l'ho sempre qui il jingle perché noi l'abbiamo fatta una maratona, l'abbiamo chiamata maratona antimentana durante le ultime lezioni del 25 settembre 2022 se cerchi la maratona e la cerchi italiana la scelta migliore è l'antimentana eh grandi ricordi grandi <ride> ricordi Esatto, la maratona, la mitica maratona antimentana, la rifaremo, la rifaremo perché poi ci siamo anche divertiti Paolo, davvero io ti ringrazio per essere stato con noi questa sera eh, ci piacerebbe grazie di voi. averti qui magari un'altra serata per affrontare altri argomenti, eh, c'è stato anche tra, i, tra coloro che ci ha ascoltato c'era anche Arnaldo Vitangeli che salutiamo, ha fatto un sacco certo. di, di commenti di apprezzamenti anche delle delle analisi e niente, davvero Paolo, grazie mille per essere stato con noi, a questo punto grazie ci vediamo magari a un'altra un puntata. Ludo, non so se abbiamo delle, eh, de, delle annunci da fare, eh, che poi ci, ci siamo portati un po' avanti col tempo, però c'era talmente tanto di cose, di cose eh da sì, dire. Eh sì, assolutamente. Diciamo che eh, oltre al caffè eh, di Proitalia di questo sabato a Roma, c'è anche un bellissimo evento a eh, Treviglio, in provincia di Bergamo, quale sarò presente io, e c'è cioè un incontro diciamo di rango regionale per la Lombardia. Se vuoi mandare la locandina, te l'ho gira, cioè te l'ho sottolineata su Telegram, la puoi, la puoi mostrare. Sì, così. La, la vado, la vado a riprendere, la vado a riprendere subito, ci metto proprio due secondi, eccolo qua. E vedi, eh, quando, uh, quando avremo i fondi, avremo anche una regia, pagata pochissimo peraltro, per aiutarci in questi casi, eccola qua. Ok, e poi, eh, quindi, ci vediamo domenica eh, 22 ottobre a partire dalle 13 eh, per pranzare alla cascina delle Monache in via Bergamo 76 a Treviglio, in provincia di Bergamo. E poi nel pomeriggio parleremo un po' di Proitalia e non solo di pro Italia anche dell'elaborazione ideologica che stiamo portando avanti. E un po' diciamo di tutto quello che verrà portato da militanti e simpatizzanti che parteciperanno all'iniziativa eh, c'è un'altra cosa secondo me che dovremmo eh, dire che è abbastanza rilevante e cioè che le iscrizioni o meglio le pre iscrizioni alla certo. scuola di metis sono tantissime voi sapete non so se hai modo di farlo vedere mate il eh, logo della scuola di formazione politica che abbiamo appena lanciato eh, L'iniziativa sta avendo un successo bestiale, tant'è vero che le sole richieste di preiscrizione hanno superato, la, hanno di gran lunga superato la metà dei posti totali che abbiamo a disposizione. Quindi eh, non è una televendita con le pentole alla mastrota: affrettatevi perché finisco i posti, però, c'è qualcosa di buono in questa <ride> analogia: cioè effettivamente c'è veramente moltissimo moltissimo interesse per la scuola, magari nel corso della prossima diretta eh, potremo dedicarci. Risponderemo a... anche alle alle vostre domande del caso, comunque nell'ultimo video che abbiamo pubblicato sul canale di Pro Italia abbiamo dato le prime informazioni sulla nostra scuola politica Metis, la scuola politica Pro Italia a favore dell'Italia. Paolo, grazie ancora per essere stato con noi. Allora noi ci vediamo allora. alla prossima diretta giovedì prossimo con nuovi ospiti e nuovi argomenti. Ciao a tutti, buonanotte.